Ragazzi, provo ad andare a fare un altro video. Sono adesso nel comune di Brissigne, stavo scendendo la valle sotto Aosta. Mi è venuto in mente di Michele Bionaz, che mi aveva già contattato, ci siamo già sentiti più volte. Ho detto che prima o poi sarei passato a trovarlo. Mi pare che lui allevi esclusivamente reine per i combattimenti. Comune di Neiran, comune di Brissigne. Adesso proverò a telefonare per vi spiegare dove posso trovarlo. Ho trovato Michele, guardate qua tutti tutte le vittorie sono segnate lì. I bambini mi hanno preso già la mula, l'hanno portata al pascolo pioggia. Ciao Michele, saluta qua gli amici valdostani, italiani, argentini, marocchini, tutti, perché ci seguono ciao, dappertutto. Ciao. Così poi me ne ritorno a Cuneo. Mi fai vedere un po' di reine. Tu hai solo reine, giusto? Mucche. Mucche, poi reine. Mucche. Oh già, è vero. Andiamo a vedere. Io ho già visto una breve anticipazione. Vediamo qua. Guardate un po' qua, che fenomeno, è il primo che vedo, è grande così. Quanto peserà? Non so. Bel bestione, fatti un po' vedere la testa. Ehi, ciao bestione. Ha distorto, eh? Bello. E tu selezioni proprio per le battaglie? Sì. Quindi ci magari... Queste sono ancora giovani? Questa. Sono tutte madre, fanno il primo di tiro. Ah, ok. Fino qua. E adesso poi le metti anche fuori? Sì, il mattino al pascolo e il pomeriggio per le mosche, per tutto. Tutte nere, c'è il primo allevamento che vedo, tutte nere. Là un altro toro? Sì, lì. Ah, ne hai più di uno. Sono quattro. Quattro tori? Adesso... possiamo poi abbattere queste qua. E qua sui 15 di agosto. Alla notturna Aosta. Ecco, chi è interessato a vedere una battaglia dal vivo il 15 d'agosto, Ferragosto, è in notturna, no? In notturna, sì. A che ora iniziano il combattimento? Alle 18. Alle 18 all'arena di Aosta. Aosta, al posto di avere lo stadio del calcio, hanno l'arena per le reine. E poi portiamo anche questa qua. Questa anche? Sì. Questa non l'abbiamo mai portata, la prima volta che la portiamo. Ah boh. È la regina delle nostre, però. Ah, della vostra mandria. Sì. Ma non l'abbiamo mai portata via dai combattimenti, è la prima volta che esce in domenica. E quanti anni ha? C'ha 6 anni. Oh. Sì, perché ci vuole tutti i parametri, deve essere gravida, giusto? Deve essere gravida, almeno di 3 mesi. Almeno di 3 mesi, appunto. Sì. Quindi questa, se vengo su per Ferragosto, la vedo a combattere là. Speriamo che combatta. Vediamo un po' questo qua, ma non c'è più. Anche come corna, lì dovete selezionare tutto anche. Corna. È il figlio che fa le corna, lui. Ah sì, si correggono. Bravo, una bella passione. Luvia. Quindi se vedrete poi i miei video, vediamo il comportamento di Luvia alla prima uscita pubblica. Non si sa se batte, guardate bene, vuol dire. Uh-huh. Non sappiamo mica niente. Questo mi vuole caricare. Ehi. Dai, dai, tutta. Dai.
Fammi vedere le capre. Qua è un'azienda, Michele, specializzato in combattimenti. No. Facevi il pugile, no, da giovane. Non sono mai battuto. Vabbè, guardate che cornazze. Ma non ne ho mai viste. Non ho mai visto il combattimento delle capre. Beh, funziona lo stesso, come le mucche, sì. Però in giorni diversi i combattimenti li fanno. Sì, non li fanno la domenica anche come le mucche. No, ma non, sempre dove fanno le mucche fanno anche capre. No, sono posti diversi. No, allora, in posti diversi. Ciao cornaccio. Me l'hanno portata qua al pascolo. Ehi, Pipi, vieni, pioggia. Oh, tranquilla, coi vitelli. Ah no, arriva, mi sembrava. Se sente la mia voce, vedi che arriva. Ciao. Andiamo in quel di Cuneo o no? Che domani abbiamo il maniscalco. Io ho bevuto la birra, lei mangia un po' d'erba. Qua mi diceva Michele, se qualcuno è interessato a future combattenti, qua la genealogia c'è. Questi qua sono piccoli soldati tardi. Queste sono tutte vitelle. E quelle lì sono mangie che avete da dare il toro il primo anno. Quasi dei 15. Vedi, le gira bene le cone il figlio, eh? Sì, sì, sì. Però bisogna limarle, no? Sì, cioè... poi se metà lì dietro vede i modelli, è un casino, è per quello. Curiosi, tutti che venite qua. A tuo figlio la passione gliela trasmetta tu. Non so se devo trasmettere una bella passione o no. È un casino. Lo so, al giorno d'oggi. Come fieno ne avete fatto un po'? Fieno sì, abbiamo fatto meno le nostre. Ah boh. E mangimi dovete comprare tutto? Mangimi, non compriamo tutto. Compriamo prezzi alle stelle anche. Prezzi alle stelle. Sì, sì, un disastro. Sarà duro. Che abbiamo ancora da arrivare in autunno. Perché adesso le mucche... Ah, pensavo fosse Ice questo, invece è il tuo. E questo mi ha portato su quando ti ho chiamato, ma è già vecchio, mi ha detto che aveva 6 anni ma ne aveva già 10-12. Ah, è già vecchio, sì sì sì. No, lo abbiamo abbastanza. E adesso andiamo... Ne di due, ma via tuo figlio di quello lì di Fiume, come si chiama Fiume? No, Fiume non te lo vende per nessun soldo. Lì gestisce tutte le pecore. E poi c'è uno con la cola corta, uno bianco. Non so. Ma se vuoi ti proviamo il mio Ice, ma non te lo vendo. Perché stamattina con quelle di Davide andava bene. Sì, adesso mi hai fatto vedere un po' dalla finestra la chicca là nella tavernetta. Mi porti a vedere tutti i premi, sì, faccio vedere anche quello che quello, guardate qua il ranghinatore autotrazionato, perché c'ha il suo motore
e mi diceva Michele che è in vendita, se qualcuno è interessato mi contatta, io lo metto in contatto con Michele, o se vuoi dire il numero di telefono a te. La macchina è perfetta, funzionante, vuoi dire... L'ho già messa su... Ah, e vabbè, ma dillo qua nel video, che intanto sì, la gente... Io volevo sui 2.000, 1.500 euro, a 1.500 lo lascio, ma... Prima voglio 2.000, poi... Trattori, cos'è il Volvo, Valtra? Vale. Adesso qua entriamo... Questo è il forziere. Guardate un po' qua che spettacolo. Una più bella dell'altra. Questi sono tutti i premi che hai vinto alle battaglie. Sì, sì. In quanti anni? L'85. Dall'85? L'85. Qualcosa hai vinto. Cercando di fare il mio meglio. Qua c'è... È una soddisfazione, però tutto assieme è un patrimonio, un capitale. Di... No. No? Sì, non sono... Non sono Chamonix. Questa è una Chamonix. Sì, questi qua. Meglio che non li... Tutte quelle lì? Meglio che non li prendi troppo. Ah. Questo qua al 25. Sì, quelle lì li prendi poi. Ah, ma anche come cuoio, una più bella dell'altra. Il cuoio le fa tutte quelle battine lì, è tutto lo stesso. Sono tutte diverse, non ce n'è una uguale all'altra. Bello, bello. Ho avuto 76 regine con quest'anno, solo regine. Ah, qua c'è... Trionfo delle regine produttrici del latte. Vai, le varie foto ne hai. Ah, facevi il camionista te? Il camionista, il palista, ho fatto anche il palista. Ah sì? Sì. E poi ti sei buttato nell'allevamento. Potevo fare il vigile del fuoco, non sono andato a fare il vigile del fuoco. Il giorno bello, del fuoco bello. Allora, un po' di trofei li hai, complimenti, 75 solo di Reine. 76? 76 solo di Reine. Questo è bello, tutto in legno. No, quello è cuoio. Ah. Bello. Bravo, bravo, complimenti, dai. Io farò che prendere la strada. Andiamo ancora a vedere. Sono qua che prendo caffè con Michele, tu sei? Io sono Sandra Lamoni. Guardate qua cosa mi arriva. C'è già pioggia in giro per il paese qua, come si chiama? Si chiama... Rissogni. Adesso andrò a recuperarmela. Questi cosa sono? I trofei che avevamo avuto le più mucche regionali. Alle regionali? Sì. Questi sono tutti in legno. Questo è quello lì. Ma me l'avevano detto che sei... C'è quello. L'allevatore più accanito. No. Pioggia si è trovata una nuova amica, me la porta in giro e va a recuperarmela. Oh, qua, salutiamo anche Patrick. Bel te. Ah, mi ha morso il dito. Belle bestie, complimenti. Grazie. Mi ha detto che correggi bene le corna e tuo padre mi ha detto. Bravo, bravo. Io ritornerò a Cuneo, vi saluto tutti. Ciao, ciao. Vale, ciao Michele. Ciao, grazie della visita. Ci vediamo alla battaglia. D'accordo.
e sento mio figlio se ha un cucciolo ancora da conduzione. Diceva Patrick che lui gioca a petanga, quindi noi Dronero è proprio la sede della petanca. Ci sono tutti campioni là, fanno solo quello, non lavorano. Salutali tutti i droneresi. Sì, li saluto.